al sistema scolastico e formativo. Con grande soddisfazione abbiamo presentato un piano complessivo di investimento sui percorsi dell'istruzione e della formazione professionale di 368 milioni. Essendo finanziamenti integrativi di una competenza statale, sono veramente tanti. Ricordo che solo per la formazione professionale abbiamo investito 231 milioni e che abbiamo mantenuto consolidato il finanziamento per una scuola libera e solidale, quindi per il buono scuola, la dote scuola, per l'acquisto, contributo all'acquisto di libri e di dotazioni tecnologiche. Tra l'altro proprio da oggi tutte le famiglie aventi diritto hanno ricevuto l'accredito del contributo e quindi è possibile acquistare i libri di testo o dotazioni tecnologiche con finanziamento regionale. Sicuramente di tutte le politiche, dalla prevenzione al bullismo, al dote merito, piuttosto che la formazione dei docenti per docenti 4.0 sulle nuove tecnologie, la soddisfazione più grande per noi è quella di poter annunciare che dal prossimo anno formativo un'altra istruzione sarà possibile in Regione Lombardia con specializzazione regionale dagli operatori ai tecnici del futuro senza dover passare dall'esame di Stato. E questo è possibile perché abbiamo appena autorizzato per un valore complessivo di 13 milioni molti percorsi di IFTS, di istruzione e formazione tecnica superiore, e percorsi di istruzione tecnica superiore che potranno essere svolti anche nei centri di istruzione e formazione professionale. Quindi in Lombardia, come nel nord Europa, come in Germania, come a Trento e Bolzano, si può frequentare la formazione professionale e avere una qualifica al terzo anno, una qualifica di secondo livello al quarto, ma poter proseguire anche la formazione professionale a tecnico e super tecnico senza mai entrare nelle classi statali. Questo che vantaggio ha? Ha il vantaggio di investire sul raccordo formazione e lavoro, e quindi noi abbiamo investito sulla flessibilità dei nostri centri di istruzione e formazione professionale di dare risposte alle esigenze del mercato del lavoro lombardo, tra l'altro con percorsi molto avanzati e molto incentrati sull'innovazione 4.0 e tutte le tecnologie che oggi appartengono alle organizzazioni del lavoro, e questo lo facciamo con finanziamenti regionali, politiche europee ma regionali, quindi fondi sociali europei, e con i nostri centri che si sono specializzati sempre di più, per di più avendo messo in sicurezza il sistema, nel senso che noi abbiamo modificato una legge regionale, la legge 30, e abbiamo introdotto modifiche alla legge della buona scuola e del Job Act per realizzare tutto questo. Quindi siamo molto soddisfatti e sappiamo di aver introdotto una cultura che è fatta per durare, in particolare per dare risposte al mondo del lavoro e delle imprese. Assessore, posso domandarle invece, in futuro è possibile pensare, soprattutto per i bambini delle scuole elementari, la possibilità di non dover arrivare a scuola carichi di libri, addirittura con le valigie, con le rotelle, insomma, certamente, e pensare sì, magari di avere in un iPad tutto quello che serve? Certamente sì, nel senso che la legge lo prevede già, e noi abbiamo aiutato questa cultura del libro digitale, dell'ebook, con premialità, con percorsi di formazione che spingono molto sull'apprendimento digitale. Anche quest'anno è previsto 1.400.000 euro per formare i docenti, perché ovviamente dipende dalla competenza dei docenti questo tipo di innovazione, e mi auguro che Lombardia si arrivi molto presto a sostituire il digitale col cartaceo. Detto questo, molto dipenderà dalle case editrici e molto dipenderà anche dalla cultura anche delle famiglie, cioè è una volontà che deve trovare anche molti più soggetti disponibili a sostituire il libro cartaceo con un contributo, uno strumento digitale. Dalla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico, a parte le
cattedre che sono ancora scoperte, quali sono le altre criticità che lei segnala? Allora, innanzitutto io registro la criticità delle cattedre scoperte perché è una competenza statale e critico le modalità di selezione e di utilizzo dei docenti, nel senso che non è possibile assumere docenti dalle graduatorie permanenti sapendo che le graduatorie di materie scientifiche o di sostegno sono esaurite, in particolare in Lombardia da molti anni. Quindi il Ministero avrebbe dovuto provvedere per tempo ad una formazione e selezione di nuovi docenti, abilitare nuovi docenti di matematica, di materie scientifiche, di sostegno e quindi favorire una soluzione diversa. Questo non viene fatto, si continua a privilegiare la stabilizzazione dei precari, che è un problema nel nostro paese, ma non può essere l'unico modo di selezionare i docenti. Quindi vedo questa criticità che è forte, si aggiunge quest'anno, ritorna un incubo per Regione Lombardia, l'assenza dei dirigenti scolastici. Già la conclusione del precedente concorso per la selezione di dirigenti scolastici avevamo delle direzioni vacanti, adesso siamo arrivati al punto che uno su due mancano di presidi e quindi ci aspettiamo da un momento all'altro che venga indetto questo concorso e quindi una nuova selezione di dirigenti. Detto questo, la scuola lombarda, come dico sempre, è sicuramente una scuola molto avanzata e riuscirà a colmare questi buchi e questi vuoti che sono, diciamo, propri del sistema statale, e confido nell'alta qualità dei docenti e nelle reti territoriali che noi abbiamo comunque fortemente voluto insieme alle imprese, insieme tra le scuole stesse, perché si senta meno, l'impatto di queste politiche statali che non hanno funzionato.